Il culto di San Jacopo fu introdotto a Pistoia nel 1145, quando il vescovo vallombrosano Atto riuscì a portare in Toscana l'unica reliquia del santo presente in Italia. Da quel momento Pistoia diventerà un crocevia importante per i pellegrinaggi verso la Galizia, ma non solo. Con l'arrivo della reliquia, la città si prepara ad un futuro che la vedrà rivoluzionarsi nei suoi profili culturali, economici e strutturali. Ogni santo ha bisogno di devozione e la devozione spesso e volentieri va di pari passo alla bellezza. Per onorare la figura di San Jacopo e la sua presenza a Pistoia, venne avviata nel 1287 la realizzazione di un altare d'argento, un'imponente opera orafa conclusa nel 1456, che oltre a coinvolgere alcuni dei maestri orafi più importanti del Medioevo e del Rinascimento, è tutt'oggi una testimonianza di come veniva vissuta la società e la spiritualità del tempo. Ed è proprio l'altare argenteo protagonista del nostro viaggio, in grado di far da ponte moderno tra la città di Pistoia e quella di Santiago. Un'opera d'arte unica nel suo genere che è stata protagonista del quarto libro della serie Avvicinatevi alla bellezza, edito dalla Giorgio Tesi Editrice. Un volume che grazie alle foto di Niccolò Begliomini e ai testi della storica Lucia Gai ha saputo dare nuova linfa al gemellaggio spirituale che lega le due città protette da San Jacopo. Ci voleva una casa editrice, intelligente e lungimirante, come la Giorgio Tesi, perché l'altare d'argento di Pistoia avesse la dignità editoriale e lo scrutinio scientifico che meritava. Il 1 dicembre 2018, presso la Cattedrale di San Zeno a Pistoia, viene presentato il volume alla presenza delle maggiori autorità cittadine. Ospite d'onore il professor Antonio Paolucci, già ministro per i beni culturali e direttore dei Musei Vaticani, che per l'occasione ha tenuto una lectio magistralis sull'importanza dell'altare. Io sono grato alla casa editrice Giorgio Tesi, intanto perché ha voluto regalarci questa pubblicazione che mancava. Ha voluto dare all'altare di San Jacopo d'argento di Pistoia la dignità editoriale e lo scrutinio scientifico che meritava. Si tratta di uno dei capolavori assoluti dell'arte orfa italiana. Ma qui sono passate generazioni di orfi, da Andrea di Jacopo d'Ognibene, che era pistoiese, fino a un pisano che si chiamava Giglio e che è quello che ha fatto l'immagine del San Jacopo in trono, fino, pensate un po', a Filippo Brunelleschi, più fiorentino di così si muore, e all'inizio del 400 ebbe l'incarico di modellare alcune figurine di profeti nella parte apicale, nella parte alta dell'altare. Quindi veramente un concentrato di talenti e di saperi che ha costruito una unità fra le città e i popoli della Toscana, che anche questo è quasi un miracolo. Ma l'altare di San Jacopo è sempre stato molto di più. È stato il sacrario, il palladio dei pistoiesi. Prendete la Divina Commedia. Immagino che tutti avete in casa una copia della Divina Commedia. Apritela al canto 24esimo dell'Inferno, è la bolgia dove i ladri sono puniti, ci sono dei serpenti che si avvolgono intorno a loro, li trafiggono, li inceneriscono e loro risorgono perché il loro tormento duri eternamente. Uno di questi è una figura più drammatica e Dante Alighieri la fa emergere con estrema evidenza, è la figura di un ladro. Un ladro pistoiese, Vanni Fucci si chiamava. Io venni di Toscana, poco tempo è in questa gola fiera, dice Vanni Fucci a Dante Alighieri. Facciamo conto che lei sia Dante Alighieri. Vita bestial mi piacque e non umana, come mulchi io fui. Son Vanni Fucci e Pistoia mi fu degna tana.
un giorno di gennaio dell'anno 1293, Vanni figlio di un fuccio, era un bastardo di una famiglia magnatizia, con i suoi complici entra qui dentro e cerca di saccheggiare i tesori della cattedrale, ma lo fa più che altro per spregio politico nei confronti del governo pistoiese. La sua dichiarazione di nome, quando dice io sono Vanni Fucci e Pistoia mi fu degna tana, sembra veramente il rantolo di una belva ferita a morte. Formidabile, no? Dante Alighieri. È formidabile l'opera d'arte che sta alle mie spalle. Quante sono, Lucia, le figure che popolano l'altare? Io ho letto qualcosa come 926 o qualcosa del genere, ma posso sbagliare. Un mastodonte d'argento che ha richiesto risorse economiche importanti, questo è evidente, e che ha occupato il lavoro, l'impegno di molte generazioni di orfi. La collana Avvicinatevi alla bellezza chiaramente è un po' il nostro fiore all'occhiello e l'altare argenteo per quest'anno ha tutti i connotati per essere protagonista dell'anno che verrà. Ci piace partire da un progetto editoriale per realizzare un qualcosa di più. Il nostro progetto è proprio quello di riuscire a arrivare insieme all'amministrazione comunale, insieme alla diocesi di Pistoia, al capitolo della cattedrale, alla attesa gemellaggio fra le due città. Santiago de Compostela e Pistoia per troppo tempo sono state lontane. Due città legate dallo stesso patrono avevano bisogno di un riavvicinamento e l'altare argenteo poteva essere il punto d'incontro ideale per il ricongiungimento. Per questo la realizzazione del volume dedicato all'opera orafa è stata l'occasione per compiere il primo passo avanti verso un momento tanto atteso. Lunedì 25 marzo 2019 questo importante cammino ha inizio con la presentazione in Galizia del libro presso il Museo dei Pellegrinaggi alla presenza del Consiglio della Cultura della Giunta di Galizia e delle autorità religiose e civili di Santiago. Un'occasione importante perché qui a Santiago de Compostela oggi si riuniscono i personaggi che reggono e che reggeranno i legami futuri fra Pistoia e Santiago. Abbiamo saputo che ci sono tanti legami tra Santiago e Pistoia, tante cose che io non sapevo, perché per forza, come storica dell'arte, conoscevo l'altare argenteo, ma non sapevo di tutte le tradizioni che ancora conservate. E niente, iniziamo adesso, spero, un progetto futuro con molto molto sviluppo. Abbiamo cercato di dare il nostro contributo affinché Pistoia sia riconosciuta per quello che è, per tutte le sue bellezze, le sue veramente tesori artistici che ha. Allora noi abbiamo incontrato questi signori, questi signori che vengono dalla Francia e hanno fatto il cammino con questo bellissimo mezzo. What is your impression about this experience? Yeah, it was nice. Yeah, it's great. Ciao, io sono Annika e lei è Sara. E abbiamo fatto il cammino portoghese di Porto a Santiago. Questo è il libro in italiano. Di qua, Babbo, frontale. Spagnolo. La traduzione. Grazie. Bene. Una visita, quella della delegazione pistoiese, che ha attivato importanti relazioni istituzionali ed in primis una stretta collaborazione tra il comune di Pistoia e quello di Santiago. Tutto questo grazie al risveglio della curiosità su di un'opera d'arte creato dal volume di Avvicinatevi alla bellezza, che oltre a gettare le basi per un ponte ideale tra le due città, ha portato anche un interesse nazionale sull'opera e su Pistoia stessa, grazie alle menzioni ottenute su quotidiani come il Corriere della Sera e a riviste specializzate come Bell'Italia.
Uno dei più grandi tesori dell'arte conservati a Pistoia, l'altare argenteo di San Jacopo nella cattedrale di San Zeno, è protagonista di un articolo di 12 pagine su Bell'Italia, il popolare mensile dedicato alle bellezze artistiche, culturali, turistiche e paesaggistiche del paese, con particolare attenzione all'aspetto fotografico. Le foto in questo caso sono quelle scattate da Nicolò Begliomini per il volume dedicato all'altare pubblicato da Giorgio Tesi Editore. Dalla presentazione del libro dell'altare argenteo di San Jacopo del 1° di dicembre con la Lezio Magistralis di Antonio Paolucci, veramente tutta Italia e anche fuori si è mossa con grande interesse verso il tema del culto di San Jacopo e proprio dell'altare argenteo. Quindi dopo l'uscita sul Corriere, la lettura del Corriere della Sera, Repubblica, il Giornale dell'Arte, il Touring Club, appunto abbiamo avuto questo grande successo anche sulla rivista Bell'Italia. Credo sia una vetrina importantissima per tutta la città di Pistoia e che possa essere anche un pubblico di qualità che comunque cerca e ricerca curiosità e approfondimenti sull'Italia appunto da visitare e da apprezzare. Si sta lavorando sul culto di San Jacopo, sull'altare d'argento. Dopo l'uscita del libro, la rivista Bell'Italia ha creato un grande servizio nelle pagine centrali, anche il Touring Club di febbraio ha mosso una pagina proprio sul culto jacopeo e sull'altare d'argento, quindi siamo sulla buona strada perché diventi Pistoia con la reliquia e l'altare un percorso turistico, religioso e culturale importante per l'Italia e per l'estero. È un libro che è fatto volutamente in modo divulgativo, anche se con un'alta divulgazione precisa dal punto di vista scientifico, per quanto riguarda la storia di Pistoia intrecciata con la storia dell'altare. L'altare rappresenta nel Medioevo e fino ad oggi si può dire un'anima speciale di Pistoia, legata all'accoglienza caritatevole, spirituale, interessante, che supera le divisioni delle lotte civili per tutte le persone che vengono accolte e passano di qua come forestieri e pellegrini. Quindi questo grande significato umano, che è universale, diciamo, legato a quello che è l'idealità, insomma, no, dell'umanità e della cristianità, viene situato qua alla metà del XII secolo. E quindi questa profonda radice di accoglienza, che era rara, insomma, in quel periodo, poi dopo crea delle immagini visive, e queste immagini visive sono state legate alla materia più preziosa che c'è, che secondo l'idea medievale era dedicata soltanto alla divinità: l'argento, l'oro, le pietre preziose e gli smalti. In questa materia più preziosa si ritesse la storia dell'Antico e del Nuovo Testamento e le storie di San Giacomo, proprio perché di qui passavano i pellegrini che andavano a Roma da una parte e a Santiago dall'altra. Quindi l'altare d'argento esprime questo in più di 150 secoli di storia e di contributo di vari artisti a quest'idea. Ma è con la proclamazione dell'anno jacobeo anche a Pistoia che il sodalizio tra le due città protette da San Jacopo si fa ancora più forte. Sabato 23 novembre 2019 è la volta di una delegazione galiziana contraccambiare la visita, portando in dono un cippo uguale a quelli che si trovano lungo il Cammino di Santiago, che contrassegna la distanza in chilometri tra le due città attraverso gli antichi cammini. L'indicatore è stato posizionato all'angolo tra Piazza del Duomo e Via degli Orafi, ovvero nel cuore della città di Pistoia, che da quel momento in poi prende il momento di Minor Santiago, Piccola Santiago, ed entra così a far parte della rete internazionale dei cammini di pellegrinaggio. Collocato nel punto nel quale Via degli Orafi sbocca in Piazza Duomo, è stato inaugurato il cippo, simbolo del Cammino di Santiago, che riporta la distanza tra Pistoia e il capoluogo della Galizia, un dono della Giunta della Galizia e del Consiglio di Santiago e Xacobeo 2021, segno dell'unione tra le due comunità nella devozione all'Apostolo Giacomo. Un giorno storico dove due città che sono fratelli, come Santiago e Pistoia, si rincontrano di nuovo perché hanno un legame storico incredibile da secoli, perché qui c'è una reliquia di Santiago e perché penso che Pistoia adesso trova che il Cammino di Santiago è il suo cammino. È importante, è molto importante. È un cammino fuori ma anche dentro.
dal primo cammino ho subito pensato di farne un altro e tuttora sto pensando di farne ancora un altro. Sono tanti giorni che si cammina da soli e quindi abbiamo tutto il tempo di guardarsi dentro, ascoltarsi, e cosa che abbiamo un po' perso nella vita quotidiana di fare. Quindi qualsiasi cammino che voi avete intenzione di fare, io vi auguro di farlo perché è una cosa importante veramente. Pistoia e Santiago hanno molti elementi di prossimità. Sono due città piccole, due città che sono unite per il Giacobeo, per il culto a Santiago, perché sono due città patrimonio con molti monumenti, con molti elementi patrimoniali, e perché ha una volontà anche di Santiago e anche di Pistoia per lavorare per il approfondimento nella relazione tra le due città. Un incontro importante, quello tra le due delegazioni in terra toscana, che ha gettato le basi per formalizzare ancora di più la vicinanza tra Pistoia e Santiago, grazie anche a delle iniziative come una mostra dedicata all'altare argenteo da realizzare in terra galiziana. Il 9 luglio 2021 presso la Chiesa dell'Università di Santiago viene inaugurata la mostra L'altare argenteo di San Jacopo a Pistoia, un importante allestimento studiato per divenire itinerante in varie città del mondo e che tramite immagini di grande impatto e alla riproduzione in dimensioni reali dell'altare è riuscito a far ammirare ai visitatori anche i più piccoli particolari dell'opera. È la terza volta che sono qui a Santiago de Compostela per consolidare appunto il legame fra Pistoia e Santiago. La prima volta come ricambio della visita che due canonici della cattedrale di Santiago avevano reso alla cattedrale di Pistoia e successivamente poi con l'assessore Sabella e un gruppo di pistoiesi per iniziare a intraprendere anche il gemellaggio amministrativo. E oggi è la terza volta per presentare la mostra sull'altare d'argento della cattedrale di Pistoia. L'inaugurazione ha avuto davvero un grande successo perché anche il rettore dell'università, ma anche tutti i personaggi della cultura della città di Santiago hanno apprezzato e sono anche sorpresi della bellezza e della ricchezza del patrimonio artistico e culturale conservato nella cattedrale di Pistoia e che lega appunto le due città nel nome dell'Apostolo San Giacomo il Maggiore. In poco più di un mese la mostra sull'altare argento di San Jacopo raggiunge più di 4.000 visitatori. Alla fine dell'allestimento saranno addirittura 14.000 le visite complessive, con tante recensioni positive che ne consolidano il successo. Parallelamente alla mostra sono state tante le iniziative di approfondimento e visite guidate che hanno rafforzato la presenza di Pistoia in Galizia in modo da creare un intreccio di collaborazioni sia in ambito culturale che turistico. Senza contare il fatto che l'allestimento di una mostra così imponente è diventata un biglietto da visita per la città di Pistoia, che nell'anno dedicato al suo santo ha scoperto una nuova frontiera della promozione, che una volta testata in terra amica, quella di Santiago, è pronta per essere ammirata anche dai pistoiesi stessi. Ho la possibilità effettivamente di
Esatto, avvicinarsi, ci sono dei particolari, ad esempio io sono rimasto molto impresso nella formella del paliotto laterale sinistro, in alto appunto a sinistra ci sono delle volti che realmente sono 2 millimetri di dimensione e a occhio nudo non le vedi. Avere ravvicinate tante immagini che chiaramente sono frutto di una maestria, di una minuzia sapiente che le ha realizzate, però poterle avere così retroilluminate, ingrandite, è un valore aggiunto, non c'è dubbio, è un valore aggiunto per comprendere meglio l'opera, per comprendere meglio la bellezza, ma anche la devozione e la fede che c'è nella sua realizzazione. Grazie. Ma il nostro impegno da più di 10 anni va in questo senso. Con la fondazione, con l'azienda abbiamo cercato di promuovere il nostro territorio e la collana Avvicinatevi alla bellezza rende proprio bene l'idea di quello che è il nostro obiettivo. Ovviamente Pistoia ha tante bellezze da presentare. Quella di oggi, dell'altare argenteo, la mostra che ritorna da Santiago, che ha avuto un grandissimo successo, veramente ci dà una grande soddisfazione, ci ripaga dell'impegno che mettiamo da tanti anni e il nostro obiettivo è di continuare su questo senso, ecco perché ci sentiamo parte di questa città, di questo territorio e grazie ai nostri collaboratori, in particolare Niccolò Begliomeni, che con queste foto veramente, questa collana Avvicinatevi alla bellezza è riuscito a portare sotto gli occhi di tutti quello che veramente sarebbe stato difficile così da vicino poterla ammirare. È stata un'emozione molto forte continuare nel processo dell'Avvicinatevi alla bellezza, questo progetto di realizzare fotografie con un taglio particolare, molto ravvicinato alle opere. Prima era stato il fregio robbiano, poi i pulpiti della città di Pistoia, ora l'altare argenteo. Credo, ecco, che queste fotografie, come ha scritto anche una critica della fotografia, tendano a risvegliare quella connessione che c'è fra l'artista che ha realizzato l'opera e il Dio stesso. Quindi ecco, veder scritto, ecco, è una grande soddisfazione vedere questo risultato e vederlo apprezzato anche dalle persone. E c'è stato molti approcci anche in passato per poter far sì che la nostra città Pistoia con Santiago de Compostela diventasse veramente una sorta di gemellaggio con le tante iniziative che ci sono da quest'anno ma che ci saranno anche in futuro. Credo che questo obiettivo, grazie a queste foto, a questa mostra, abbia contribuito in modo determinante a far sì che questo si potesse realizzare, che per molti sembrava un sogno inarrivabile. Invece oggi possiamo dire veramente che quello che era veramente una cosa che ci aspettavamo, che cercavamo in tutte le maniere, l'abbiamo praticamente realizzata. La mostra è veramente bella, la location San Leone, molti nostri concittadini l'hanno conosciuta qualche anno fa quando ha ospitato la visitazione e speriamo, sì, come dici, che prenda il volo e che sia una mostra che possa essere esportata in altre città italiane, in altri paesi europei per promuovere Pistoia e tutto il cammino di San Jacopo. Beh, lo vedete in ogni piccolo dettaglio e questa mostra ha il pregio di, appunto, di portarcela ancora più all'evidenza. È una fede fatta di, anche di piccoli particolari, di quotidianità e di devozione degli episodi chiaramente salienti della nostra tradizione cristiana, ma raccontati nella quotidianità e quindi molto vicina a noi uomini, a noi donne e quindi una fede accanto a noi. Ma c'è un particolare che ti è rimasto di più, che hai, diciamo, in cui sei più legato nel racconto di questa opera che è enorme, è grandissimo, questo altare a cui sei più affezionato? Qual è lo scatto, il particolare che da fotografo è rimasto più in te? Ma sicuramente i volti delle persone coinvolte in queste scene, assolutamente, però sembrerebbe troppo banale. Io
voglio mettere l'attenzione su un particolare ancora più piccolo, che sono gli smalti. Ecco, fa capire ancora di più, gli smalti sono una decorazione dell'altare molto piccola, si parla di pochi centimetri. In questi pochi centimetri gli artisti sono riusciti a dare, a concedere, diciamo, con la sua arte dei linguaggi e delle espressioni che appunto a occhio nudo non possiamo vedere. Siamo forse in questo tempo un po' confuso, non siamo più abituati alla bellezza. No, io credo che è stato un bellissimo momento di riflessione proprio sul ruolo della bellezza per la nostra anima, questo della pandemia, questo momento di inquietudine, di incertezze, di dolore, e quindi la bellezza salverà il mondo, questo lo sappiamo, l'ha detto Dostoevskij, ma noi lo riprendiamo in tanta della nostra teologia cristiana, e quindi credo che anzi è un bellissimo segnale di ripartenza una mostra come questa. Da questo continuo scambio, il culto jacobeo sulla strada a doppio senso tra Santiago e Pistoia ne esce rafforzato e pronto a nuovi stimoli che passano inevitabilmente dalle nuove generazioni. Per questo la Giorgio Tesi editrice ha voluto comunicare il valore identitario del culto jacobeo anche ai più piccoli, realizzando un libro per la collana Nature Art Kids dal titolo San Jacopo, storia del legame antico fra Pistoia e Compostela, un volume illustrato dall'artista Michele Fabbricatore con i testi di Martina Colligiani, presentato in Piazza Duomo attraverso un percorso di 8 mini tappe volte a rappresentare il cammino stesso e a consolidare la tradizione del santo anche tra i bambini. Ecco qua. Un percorso in 8 tappe animati da personale della cooperativa Pantagruel, dalla cattedrale, Piazza San Leone, all'ex ospedale del Cepo, tra queste, qui hanno partecipato bambini e genitori per far conoscere un libro sulla storia del culto jacobeo. Il libro si intitola San Jacopo, storia del legame antico tra Pistoia e Compostela, ed è stato pubblicato nella collana Nature Art Kids da Giorgio Tesi editrice, con testo di Martina Colligiani e illustrazioni di Michele Fabbricatore, e il sostegno di Conrad Nordovest, Fondazione Caripit, Jim Metal e Giorgio Tesi Group. Il ritrovo di tutti i partecipanti all'iniziativa è stato in Piazza del Duomo. Un approccio in forma più educativa a quello che è tutto il cammino di San Jacopo, legato anche alla figura stessa del santo, e fare in modo però che questo tipo di conoscenza avvenga bambini e genitori assieme. Nonostante le difficoltà, le peripezie che possono accadere, la forza di trovare sempre una luce che ti guida, qualcuno a cui far riferimento, a cui affidarsi per essere accolti, e quindi anche l'amicizia che lega poi le città di Santiago e di Pistoia, che continua fino ad oggi, insomma, è un bel segnale, no? È stata un'occasione, diciamo, di conoscere questa parte della storia della città che non conoscevo, grazie al supporto di Lucia Gai, la storica dell'arte, la storica famosa di Pistoia, e da qui è nato questo libro. Il lungo pellegrinaggio che ha avvicinato le città di Pistoia e Santiago di Compostela è stato un viaggio incredibile, che è passato attraverso una fitta rete di collaborazioni e sinergie che hanno visto i principali attori protagonisti lavorare assieme per perseguire un unico importante obiettivo: risvegliare l'interesse spirituale, storico e culturale sul Santo Jacopo. L'altare argenteo è una testimonianza di arte, di bellezza, ma è soprattutto una testimonianza di fede, perché nasce dalla devozione a San Jacopo, da quando appunto la reliquia di San Jacopo è venuta a Pistoia. Lì si è sentito il bisogno di esprimere la devozione a questo santo attraverso l'arte, attraverso opere meravigliose. E l'altare argenteo testimonia questa devozione, e lo testimonia anche perché quello che viene rappresentato nell'altare argenteo, tutti i vari pannelli, sono davvero una storia sacra, straordinaria, la storia di Gesù, la storia di San Jacopo, e dunque è un messaggio anche nella bellezza dell'oreficeria, si trasmette un messaggio che è il messaggio
di un apostolo che dà la vita per Cristo e che raggiunge terre lontane per portare a tutti il messaggio di Cristo. Noi abbiamo contribuito alla realizzazione di questo progetto perché avevamo intravisto in questo progetto le caratteristiche che noi vogliamo che vi siano in tutte quelle iniziative che hanno come scopo la valorizzazione del nostro patrimonio culturale, cioè la diffusione della conoscenza del nostro patrimonio culturale fra i cittadini pistoiesi e la diffusione anche della conoscenza all'esterno di quelli che sono gli elementi più particolari proprio del nostro patrimonio, come appunto il caso dell'altare d'Argento. Quegli elementi cioè che hanno contribuito a identificare l'identità culturale del nostro territorio e che ci consentono quindi anche di far conoscere quelle che sono le vicende storiche, religiose e civiche che sono alla base di questi monumenti. Un intervento come questo, dove ci ha visto entrare anche noi in partnership per sostenere questa realizzazione, ci fa molto piacere, perché siamo una società di imprenditori, di soci imprenditori che vivono il territorio, e questi sono i migliori momenti e sicuramente i migliori modi per essere parte integrante della comunità. La mostra sull'altare d'argento ha consolidato i rapporti culturali fra la città di Pistoia e la città di Santiago de Compostela, così come è stato per la grandissima affluenza a Santiago in luglio-agosto 2021 con circa 15.000 visitatori, e così come sta succedendo nella mostra in San Leone qui a Pistoia, che ha veramente avuto un grandissimo successo. È iniziato un bel percorso, un percorso serio dove le nostre tradizioni la fanno da padrona. L'arrivo della reliquia del 1145 è veramente parte integrante della storia della nostra città, e di questo il nostro futuro ne andrà fiero, e faremo di tutto perché ci sia una consapevolezza anche da parte dei cittadini pistoiesi. Mi aveva incuriosito questo lavoro autoriale, dove attraverso la fotografia veniva reinterpretata un'opera dell'arte orafa e della miniatura famosa nel mondo. Ho così potuto incontrare l'autore e rilevare ancora di più quanto questa sua produzione, operazione di interpretazione attraverso la fotografia, sia stata fondamentale per andare a riattivare una memoria che non riguarda solamente il culto religioso, ma una memoria che riguarda l'identità, il patrimonio identitario inteso come culturale, territoriale, paesaggistico della realtà pistoiese. Fare fotografia in senso alto, come ad esempio ha fatto Nicolò Begliomini con il lavoro sull'altare argenteo di San Jacopo, ma anche con il lavoro che svolge attraverso la rivista Naturart, vuol dire che l'autore è mosso da un'intenzione, ha una progettualità, ha uno scopo, che è quello di narrare una storia. Ancora una volta la forza promotrice della Giorgio Tesi Group, assieme alle istituzioni e agli sponsor, hanno saputo riscoprire un lato di quella città dimenticata, ma soprattutto è stata riscoperta l'importanza del proprio santo, un culto che si identifica in ogni singolo pistoiese e che si ritrova in ogni angolo della città, un culto che avvicina gli uomini e condivide esperienze, storie ed emozioni, e che ancora una volta porta il mondo a Pistoia e Pistoia nel mondo.